Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar della serie Webinar Centro Studi Galileo con i suoi partner. Oggi, giovedì 9 aprile 2020, sono le ore 11 e partiamo quindi con questo webinar dal titolo Uso dei refrigeranti, retrofit, rigenerazione e circular economy. Abbiamo qui con noi Alberto di Centro Studi Galileo, che è appunto che è l'ideatore e l'organizzatore di questo webinar. Grazie mille Alberto che ci presenterà i nostri ospiti di oggi. Grazie Alberto e grazie sempre del tuo aiuto. Grazie a tutti, ringrazio l'ingegner Buoni, saluto le persone che ci stanno seguendo, siamo già a 207 iscritti e partecipanti confermati subito all'avvio della trasmissione, credo che sia un nuovo record. Posso ringraziare le aziende nostre partner di oggi, Rivoira e Daikin Refrigerants, in particolar modo Mario Magnoni per Daikin con Estella Guayar Herrero e Matteo Mangiarotti per Rivoira. La presentazione di Daikin per la prima volta per un webinar del Centro Studi Galileo avverrà in lingua inglese, ma abbiamo lasciato tutte quante le slide in italiano per garantire una più facile fruizione da parte del pubblico. Qualora doveste avere domande, vanno benissimo sia in italiano che in inglese. Ci fa piacere, come al solito, riceverne tantissime e le domande in italiano provvederemo noi a tradurle. Come solito, come voi sapete, avremo due interventi. Partiremo con Rivoira. Al termine dei due interventi avremo un momento di domande e risposte nei quali potrete porre le vostre domande. In particolar modo, l'intervento di Matteo Mangiarotti, che sarà il primo, si intitola La corretta strada del retrofit e della rigenerazione, mentre l'intervento di Daikin si intitola Circular Economy. Ringrazio l'ingegner Buoni, il Centro Studi Galileo, per lo spazio che ci hanno lasciato. L'ingegner Buoni, oltre ad essere il direttore del Centro Studi Galileo, è il segretario di ATF, che è l'Associazione dei Tecnici del Freddo Italiani, e il presidente di AREA, che è l'associazione europea che raccoglie le associazioni nazionali dei tecnici del freddo. Di fatto rappresenta gli interessi di 26 associazioni da 22 nazioni e di oltre 110.000 tecnici. Ringrazio i nostri partecipanti che stanno continuando a crescere e cedo la parola all'ingegner Buoni per una breve introduzione di quello che Grazie facciamo come Centro Studi Galileo. mille. Grazie mille Alberto, grazie Mario, ti saluto. Mario, ciao Mario, Ciao, buongiorno a buongiorno a tutti. Buongiorno. tutti. Ciao Estella dalla Spagna, ciao Matteo dall'Italia, da Milano penso. Ciao, ciao a Quindi tutti, buongiorno. eccoci qua, spero che siate tutti bene, partecipanti, che è la cosa migliore e più importante di tutto in questo momento. Abbiamo presentato i nostri esperti che parleranno appunto tra pochi minuti. Sarà primo a parlare Matteo Mangiarotti, appunto, come è stato detto, e dopo Daikin. Se mi lasciate 5 minuti di tempo, parlo un attimo io adesso, dando un'introduzione, e ci vediamo tra 5 minuti, ok? Matteo, Mario ed Estella. A tra Perfetto. poco. Allora, quindi io vi parlerò di Centro Studi Galileo, vi parlerò di quello che stiamo facendo e in particolare come ho organizzato questo webinar. Penso che vediate la mia presentazione, giusto Alberto? Vedete bene la mia presentazione, vero? La vediamo perfettamente. Allora, adesso incominciamo, durerà circa un'ora questo webinar e potete fare domande in questo momento. Ricordatevi sulla destra c'è la sezione domande. È importante la diretta, quindi le domande in diretta. È molto importante le vostre domande in diretta, farà molto piacere. I relatori risponderanno alla fine di della loro relazione, quindi parlerà 20 minuti prima di Rivoira, poi appunto le domande vostre, poi Daikin 20 minuti, poi le domande vostre. Potete rivedere il webinar successivamente e anche le domande che non riusciremo comunque in diretta, visto che siete in tanti, siamo già 260 persone collegate in questo momento, quindi siete veramente tanti. Se non riusciamo a rispondere in diretta, le domande verranno risposte in differita via mail successivamente a tutti voi. Il webinar potrà essere visto sui social del Centro Studi Galileo. Ringrazio i nostri partner, sono tanti, sono sempre molto gentili e molto disponibili a parlarci delle ultime tecnologie dal punto di vista tecnico per crescere, far accrescere la conoscenza dei nostri tecnici del freddo. La nostra associazione è adatta ovviamente ai nostri partner che ci danno queste informazioni. Sono leader nel mondo le nostre aziende, ricordiamocelo.
Vedrete tutti i comunicati sono stati fatti in questi giorni per il problema del shutdown, del lockdown, della chiusura delle nostre aziende che sono leader mondiali ed è quindi un grande problema per aziende nostre. E speriamo di tornare presto, ovviamente, in tempi migliori perché le nostre aziende producono veramente il 50% della produzione europea, quindi abbiamo un grande patrimonio. Queste aziende ci aiutano sempre per dare le ultime informazioni sulle ultime tecnologie. E anche oggi con Rivoy Red Aikin abbiamo questo vantaggio, questa grande informazione, questo grande beneficio. ATF, un altro che l'associazione Tecnici del Freddo. Invito tutti voi ad associarvi per avere 10 numeri della rivista ogni mese a casa vostra. Avere le ultime informazioni dell'area. Io personalmente sono presidente dell'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo e quindi poter avere l'agevolazione di avere le ultime informazioni dall'Italia e dall'Europa direttamente a casa nostra, grazie all'Associazione ATF, grazie all'Associazione Area. Ormai tutto viene ormai deciso a livello europeo, le normative, l'ambiente. Oggi siamo di fronte a un'emergenza ambientale. Il nostro settore è molto legato all'ambiente. Quindi ricordiamoci che l'ambiente è importante, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo oggi più che mai. Abbiamo davanti a noi, avremo due aziende chimiche. La chimica oggi è fondamentale, oggi abbiamo l'ossigeno necessario in tutti i nostri ospedali, abbiamo altre sostanze chimiche necessarie per combattere queste emergenze e le abbiamo anche tutti i giorni nell'aria condizionata e nella refrigerazione, quindi importantissimo il nostro settore. C'è lo Sturichelio, una società di formazione che dà formazione informazione. Quindi vi invito a partecipare ai nostri corsi. Abbiamo patentato con il patentino e frigoristi per maneggiare gas refrigeranti fluorurati 10.000 persone negli ultimi anni e svolgiamo corsi sulle tecniche frigorifere, sul patentino appunto frigoristi, certificazione dell'azienda, manutenzione avanzata, nuovi refrigeranti, A2L, refrigeranti naturali, tutto quanto. Svolgiamo corsi anche all'estero. Abbiamo corsi, ad esempio la settimana scorsa erano in Qatar, a distanza ovviamente, per le dovute precauzioni, eravamo a distanza, così come oggi siamo via webinar, eravamo in Qatar via web, a 5 persone che hanno fatto una formazione per maneggiare i gas refrigeranti fluorurati seguendo lo standard europeo. Sono stati in Argentina, sono stati in Africa, come vedete nelle foto qua presenti. Le learning. Vi invito tramite web, oggi più che mai, a studiare tramite il nostro sito Galileo Online, galileo-online.it. Corsi su idrocarburi, energia carbonica, chiller, abbrasatura, palentino frigoristi, frigorifere. Quindi è il momento giusto per studiare, www.galileoonline.it. Inoltre i nostri webinar. Oggi siamo qui a svolgere un webinar, è una lunga serie di webinar. Abbiamo ogni volta 400-500 persone iscritte ai nostri webinar. Oggi penso che sia il maggior numero, no, anzi, il secondo numero di sempre per partecipanti e per iscritti. Abbiamo avuto 500 iscritti, siamo adesso 280 partecipanti e stanno continuando a salire i nostri partecipanti, visto l'argomento importantissimo di oggi. Webinar significa formazione online, convegni online. Noi svolgiamo corsi in tutto il mondo, convegni in tutto il mondo, quindi vi invito a partecipare ai nostri corsi e convegni. In particolare vi invito a partecipare a questi corsi AIFAD, abbiamo chiamati, informativi, consulenti formativi a distanza sulla qualità dell'aria, importante argomento attuale, impianti di ventilazione meccanica, impianti l'impatto ambientale delle macchine frigorifere, impianti HVAC per il mantenimento del confronto interno, verranno svolti nelle prossime 2 settimane. Potete accedervi su Galileo-Online. Il nostro docente Luca Rollino del Politecnico di Torino è lecturer del Centro Studi Galileo e consulting per lo studio Rollino. Quindi vi invito a entrare dentro Galileo Online e iscriversi a questi corsi di 2-3 ore in cui parteciperemo e faremo domande in diretta, corsi online, poche persone, 10, 15, 20 persone, per poter in diretta parlare di questi importantissimi argomenti. Qualità dell'aria, ambiente, la macchina frigorifera dell'ambiente, la ventilazione. Torneremo presto a lavorare, si spera, tutti insieme, tutti quanti, e dovremo farlo sempre meglio, ancora meglio. Infatti è importante conoscere queste tecnologie. Il progetto Real Alternative è un progetto di formazione online, già
fatto parecchie volte recentemente. Abbiamo una rivista che è quella del Tecnico del Freddo, che vi invito ovviamente a partecipare e iscrivervi a questa rivista di tutta formazione. E i prossimi corsi invece a distanza che svolgeremo saranno quelli per i frigoristi, per le frigorifere, avete qui le date. Due parole sull'argomento di oggi. Uso dei refrigeranti, retrofit, generazione circolare economy. Voi siete tecnici del freddo, siete persone che maneggiano i refrigeranti tutti i giorni, comunque non tutti i giorni, ma molte volte. Il recupero è fondamentale, è obbligatorio. Il recupero significa recuperare dalle macchine il refrigerante, non bisogna metterlo in atmosfera, mai. Ci sono delle leggi molto severe al riguardo. Se il refrigerante è buono, quindi voi tecnici del freddo, patentati, formati, se il refrigerante è buono, può essere riciclato. Attenzione, cosa significa riciclato? Significa che ha seguito un processo di pulizia di base che è stato teso all'eliminazione dei condensabili. Dei non condensabili, dell'olio, del coreacqueo, e qui bisogna stare molto attenti che il gas rigenerante recuperato e quindi riciclato sia buono e le bombe devono essere appositamente contrassegnate il gas rigenerante riciclato. Se la macchina ha avuto dei problemi, delle perdite, assolutamente no, non si può fare il riciclo perché il gas rigenerante non è più allo stato iniziale. Quindi bisogna assolutamente recuperarlo, portarlo in un centro autorizzato, che possono essere appunto Daikin Rivoira, che vi parleranno tra poco, che potranno fare la rigenerazione, per esempio, del gas rigenerante. È comunque importante che il gas rigenerante rigenerato, che il gas rigenerante che verrà portato a queste aziende, Rivoira e Daikin, sia comunque ben etichettato, in modo che si possa svolgere questa operazione di rigenerazione nel miglior modo possibile. E queste aziende renderanno questo gas rigenerante tale quale vergine, a volte anche migliore di quello vergine stesso, con processi chimici per rendere questo rigenerante riutilizzabile. Quindi questo processo è fondamentale perché tutti noi, dal punto di vista ambientale, facciamo del bene per l'ambiente. Mai emettere rifrigeranti in atmosfera è illegale. Buono il riciclo, ma solo quando il rifrigerante siamo sicuri che sia buono. Non vale la pena utilizzare refrigerante riciclato quando abbiamo dei dubbi che il refrigerante non sia buono, perché è inutile risparmiare qualche soldo per mettere un'altra macchina simile, la stessa o similare. Se poi abbiamo dubbi con la macchina, possa avere dei problemi, è inutile risparmiare qualche soldo. La rigenerazione ovviamente è qualcosa di assolutamente consigliabile perché il refrigerante verrà fatto tornare allo stato vergine o quasi, o migliore di quello vergine. Ho anche un grafico qua che ho già mostrato precedentemente, che è il grado di purezza del refrigerante secondo le varie fasi del recupero, del riciclo e del reclaim con rigenerazione. Come potete vedere, con la rigenerazione il 100% dei contaminanti viene eliminato, viene perfettamente reso perfetto il rigenerante. Ovviamente le tecnologie sono diverse, il recuperatore fa il recupero, il riciclo può essere fatto solo con certe macchine per il riciclo e anche la percentuale di olio, moisture, che l'azoto, che l'umidità o l'aria sono tutt'altre cifre. Quindi ovviamente il riciclo è buono, consigliato, ma la rigenerazione è l'unico modo per essere sicuro al 100% che il nostro rigenerante sia perfetto. Ricordo che il nostro lavoro deve essere fatto, abbiamo un importante ruolo da svolgere, svolgiamo nel miglior modo possibile. Quindi il mio preambolo era molto breve, era solo dare punti fondamentali, siamo arrivati a 300 persone, il mio ruolo era anche quello di far arrivare tutti puntuali a questo appuntamento. 300 persone a questo webinar, quindi abbiamo veramente un'ottima partecipazione. Quindi lascio la mia parola al primo relatore, che è Matteo Mangiarotti, che adesso renderò visibile con il video e con l'audio e che darò anche la condivisione dello schermo. Matteo, adesso tu vedrai sul tuo schermo una scritta che dirà di condividere il tuo schermo. Ciao Matteo, ti vediamo. Adesso vedrai sul tuo schermo una scritta con scritto appunto condividere il tuo schermo. Vediamo un po' se riusciamo a condividerti. Matteo, ti vediamo, ti sentiamo. Ed eccoti qua anche lo schermo, la corretta strada, ti sentiamo molto bene.
puoi mettere a tutto schermo il tuo schermo quando credi utile. Adesso lasceremo la parola a te, ci parlerai della corretta strada per retrofit per rigenerazione. Ringrazio Rivoira che ci ha sempre sostenuto per i corsi in aula, in Ger Campagna, che saluto, non so se ci sta ascoltando, comunque è sempre stato da 35-40 anni che ci segue in Ger Campagna, sempre con i suoi interventi e i nostri corsi. Quindi la collaborazione con Rivoira è di lunga data. Grazie Matteo della tua partecipazione e di essere qua. Lascio la parola a te per il tuo importante intervento. Grazie Matteo. Grazie, grazie mille, grazie per la possibilità e inizio subito con i ringraziamenti per non dimenticare nessuno, quindi grazie all'ingegner Buoni sia per la presentazione che per l'opportunità, grazie ad Alberto Sistri che ci ha seguito nella preparazione e ovviamente a tutto il Centro Studi Galileo. Confermo che l'ingegner Campagna ci sta seguendo e porto i suoi saluti e ringrazio. Grazie a tutti quelli che sono in ascolto e che hanno deciso di aderire all'invito che abbiamo condiviso, sperando di poter essere sufficientemente utile per quanto riguarda questo argomento che sta diventando sempre più importante e utile alla gestione dei refrigeranti per i manutentori. E non ultimo, ringrazio Daikin che condivide con me questo webinar e che da un po' di tempo ha deciso di condividere con Rivoira un percorso per gestire quanto meglio possibile diciamo, l'attività di gestione dei refrigeranti che vengono gestiti sul nostro impianto, ma che non sono così performanti da poter essere gestiti unicamente a bagnatica. Nello specifico, ho provato a dare un titolo che indichi un percorso, cioè la corretta strada. Nella presentazione andremo a vedere velocemente chi è Rivoira Refrigerant Gasis, cosa offre, quindi servizio EcoStar e Easy EcoStar, per andare a sopperire quelle che sono le necessità piccole o grandi dell'utenza. E poi entriamo nello specifico, quindi la corretta gestione del refrigerante esausto, partendo proprio dal principio che il refrigerante, quando è contaminato da quelle che sono le componentistiche dell'impianto, olio, incondensabili, umidità, come ha anticipato prima l'ingegner Buoni, è da considerarsi esausto e da inviare a rigenerazione. E poi una proposta, o meglio una visione di quella che è l'economia circolare, sempre nell'ottica Rivoira. Quindi, velocemente, Rivoira Refrigerant Gasis dal 1 dicembre 2018 è parte di Nippon Gasis Europe, che fa parte del gruppo Thai Unipo Sanso. Dal 1 giugno 2019, punto importante, ha unito le proprie forze con Sappi Produzione Idrogeno Ossigeno per quanto riguarda la parte refrigeranti, dando vita alla Rivoira Refrigerant Gasis, che sostanzialmente ha preso in dote l'autorizzazione presso l'impianto di Bagnatica, che è operativo con la nuova autorizzazione volturata dal 19 agosto 2019, quindi già diversi mesi di attività per la nuova Rivoira Refrigerant Gasis, ma ha la possibilità in ogni caso di fare attività presso impianti terzi o di altre tipologie di rifiuti, come per esempio gli oli esausti, con l'intermediazione che è rimasta invece quella originaria della Rivoira Refrigerant. Inoltre, non ultimo, è affermata nel mondo della vendita di refrigeranti all'interno del territorio italiano, anche grazie a collaborazioni decennali con partner quali per esempio appunto Daikin. Entrando nel merito di quello che offre la Rivoira ai propri clienti o anche a nuovi clienti che hanno necessità di affrontare l'attività di smaltimento, di rigenerazione del refrigerante, anche se ormai smaltimento è un termine che tendenzialmente cerchiamo di non utilizzare più proprio per evitare di dare una falsa informazione, perché la prima
la prima volontà anche nostra è quella di andare a recuperare tutto la quota parte di refrigerante che è rigenerabile, e quindi il primo step per poter aiutare chi ci fa richiesta, che sia cliente consolidato o nuovo, è comunque una consulenza telefonica in cui dallo stabilimento o comunque chi è preposto a fare questa attività dà tutte quelle informazioni che spesso sono il cruccio dei manutentori, perché ci sono tanti aspetti, pieghe della normativa, modalità operative che magari non sono chiare o non sono state spiegate bene all'interno dei siti o di dove ci si va ad informare. Di conseguenza, a valle della telefonata ci sarà poi l'emissione di un'offerta chiara e dettagliata in cui vengono esplicitate non solo tutte le questioni legate all'aspetto economico, che sicuramente è la parte più rilevante, ma anche rispetto alle modalità operative e quelle che sono le buone prassi per gestire al meglio il rifiuto. Ovviamente si procede al noleggio degli imballi con anche l'etichettatura così come detta la legge, ma l'attività può essere gestita anche con bombole di proprietà del cliente che vengono poi puntualmente restituite a valle dello svuotamento, ovviamente anche in questo caso bonificate, proprio perché una delle attività principali è quella di poter gestire al meglio i contenitori affinché ci sia una differenziazione del rifiuto e soprattutto ridurre drasticamente la possibilità di contaminazioni tra tipologie diverse di gas. Ovviamente poi si passa al ritiro del trasporto del rifiuto. Abbiamo a disposizione alcuni trasportatori autorizzati che effettuano questa tipologia di servizio, quindi che hanno delle modalità operative dettate sia dalla normativa DR, ma soprattutto dalla normativa rifiuti. All'interno dello stabilimento viene effettuata un'analisi chimica di caratterizzazione, per cui si va ad evidenziare quelle che sono le principali contaminanti di quel gas e se ci sono, quali sono le procedure da seguire per la rigenerazione. Si procede alla bonifica degli imballi e poi si avvia il processo. Nel momento in cui c'è una quota parte di prodotto che non può essere gestito, eventualmente si avvia appunto alla termoconversione con partner quali per esempio appunto Daikin. Ovviamente poi ci sono due strade: il cliente potrà avere a disposizione il prodotto rigenerato con un prezzo a lui dedicato, oppure potrà essere incentivato nel momento in cui il prodotto che ha conferito sia risultato rigenerabile ma non sia più intenzionato al riacquisto. Questa tipologia di offerta, che copre la maggior parte delle attività che adesso svolgiamo, è sicuramente ad appannaggio di impianti medio-grandi, che quindi hanno quantitativi superiori ai 40-80 kg, quindi diciamo dalle due bombole in su di quello che può essere il rifiuto prodotto. Per quantitativi invece ridotti, che possono essere gestiti magari in tempi più lunghi o con clienti che non hanno urgenze o esigenze particolari, abbiamo a disposizione il servizio Easy EcoStar, che sostanzialmente mette a disposizione la stessa tipologia di asset presentati prima, con una differenza, ovvero il servizio viene gestito in abbonamento, per cui alla sottoscrizione viene già predisposto tutto il pacchetto, il prezzo è fisso, per cui il cliente, manutentore, utente finale, chiunque voglia usufruirne, ha a disposizione una cifra finita di quello che sarà quello che andrà a spendere, e avrà un anno di tempo per effettuare l'attività, ma già a decorrere dal terzo mese della sottoscrizione, se avrà completato le operazioni di retrofit, di recupero del refrigerante che aveva intenzione di portare a termine, potrà richiedere il trasporto senza avere sovraccosti. Ora entriamo nello specifico, ovvero sono voluto partire dal laboratorio perché appunto ritengo che il laboratorio sia contemporaneamente cuore e memoria dell'attività di rigenerazione. Mi spiego.
Quando il refrigerante viene estratto dagli impianti e messo in bombole, si sa cosa poteva potenzialmente essere, ma occorre arrivare all'analisi chimica effettuata presso il laboratorio per verificarne le effettive specifiche. Pertanto, il laboratorio è cuore, perché ha il compito talvolta difficile di decidere la sorte di quelle che sono le miscele in ingresso e in transito, andando a verificare gli spazi di rigenerabilità, le modalità e anche le tempistiche. È altresì memoria, però, perché ha la possibilità di gestire all'interno del proprio archivio tutta la storia di tutto ciò che è transitato per quel laboratorio, essendo sempre attuale e sempre puntuale, perché per qualsiasi tipologia di refrigerante viene stilato sì un certificato, ma anche un report che tiene conto della vita utile del refrigerante all'interno dello stabilimento, perché l'analisi non si effettua solo in ingresso, ma si effettua anche in uscita. Ovviamente questo permette di dare un servizio importante e lo può dare sostanzialmente chi ha la possibilità di avere al proprio interno un laboratorio, che è prerequisito fondamentale per avere l'autorizzazione alla rigenerazione. Ci sono poi delle altre motivazioni che sono decisamente più immediate, e ovvero la normativa di riferimento, cioè lo standard ARI 700, prescrive esclusivamente l'utilizzo di un'analisi gastromatografica per determinare la composizione o la purezza del refrigerante. Inoltre, come ha correttamente detto anche l'ingegner Buoni prima, la normativa di riferimento che garantisce, ovvero sempre lo standard ARI 700, è identica sia per quanto riguarda i gas rigenerati che per quanto riguarda i gas vergini. Per cui l'unico modo per essere sicuri che ci sia la conformità del refrigerante è passare attraverso il laboratorio, ed è l'unico strumento di tutela che il manutentore ha nel garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, e soprattutto permette all'utente finale, che è la persona che usufruisce di questo refrigerante, di mantenere più a lungo possibile la funzionalità del proprio impianto. Ultima cosa che però diventa sempre più importante e richiesta è la possibilità anche di effettuare dei servizi on-site, cioè delle analisi su impianti in attività che possono prevenire attraverso l'analisi eventuali rotture o malfunzionamenti che possono comportare costi importanti che poi si riverberano sia sul cliente che sul manutentore. Quindi, entrando nello specifico di quello che è l'argomento di oggi, come vogliamo intendere l'economia circolare per i gas refrigeranti in rivoira? Partendo dal momento in cui si crea il rifiuto, cioè il recupero del refrigerante esausto da un impianto. A valle di questa attività si possono avere due strade. Quella che vi voglio illustrare è quella che può percorrere il piccolo, medio, grande manutentore, non è importante la dimensione o la dimensione del lavoro, perché è accessibile a tutti, ovvero la possibilità di accedere alla categoria 2 bis, che nella prossima slide vi illustrerò come, per il trasporto fino a 30 kg/giorno di rifiuti speciali pericolosi. Quindi, avvalendosi di questa particolare categoria messa a disposizione dall'albo gestori ambientali, si può trasportare attraverso l'utilizzo comunque del proprio mezzo e di un formulario rifiuti a stoccaggio presso il proprio deposito temporaneo, che ha delle prescrizioni che vedremo poco più avanti, oppure presso una piattaforma o impianto autorizzato, in questo caso allo stoccaggio del CER 14.0601. A valle di questa operazione, se si effettua il deposito temporaneo presso la propria sede, bisogna effettuare il carico sul registro di carico e scarico del manutentore,
del manutentore, appunto, ritiro e da lì collettare, fare un ritiro un pochettino più ampio, per cui gestire meglio i costi e chiedere poi appunto a Rivoyra di inviare un mezzo che possa ritirare un numero maggiore di bombole contenenti rifiuto e conferirle a Bagnatica dove c'è l'impianto Rivoyra. A valle del conferimento ci sarà una quota parte che viene regenerata in loco e una quota parte che dovrà essere gestita su altri impianti di distillazione come appunto Daikin. L'utilizzo del gas refrigerante rigenerato può essere riutilizzato per una nuova attività di manutenzione presso quegli impianti che sappiamo dal 1 gennaio 2020 non poter più ricevere gas vergine, ma solamente gas rigenerato. Facendo un focus sull'iscrizione alla categoria 2 bis dell'albo gestori ambientali, senza entrare in tutti i dettagli, qui sono riportate quali sono le principali informazioni, ovvero le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti, quindi in questo caso CER 140601, ma anche altri come per esempio gli oli esausti, vanno inseriti nella richiesta. Fatta la richiesta all'albo gestori ambientali, a valle di una conferenza di servizi, l'albo gestori ambientali emette questa certificazione, questa dichiarazione che può essere utilizzata sul proprio mezzo per una serie di anni. I costi sono gestibili assolutamente, anche perché la prima parte, ovvero i costi una tantum, sono impattanti sul primo anno di attività, gli anni successivi. Quindi 10 anni, il costo, hanno solamente un costo di rinnovo della pratica. Nel momento in cui si va a fare il trasporto utilizzando questa speciale categoria presso la propria sede, occorre rispettare i 30 kg giorno o 30 litri che non sono cumulabili, quindi posso trasportare, diciamo, nelle 24 ore solo 30 kg, anche in più soluzioni, e si parla chiaramente di peso netto del rifiuto, quindi del gas. Va fatta la compilazione del formulario, che è fondamentale, e nello specifico vanno inserite queste informazioni, quindi i propri dati nella sezione del produttore, gli stessi del trasportatore, avvalendosi appunto della categoria 2 bis, e anche del destinatario, se si considera che il conferimento avviene presso il proprio magazzino. Nelle annotazioni a questo punto va inserito la dicitura: trattasi di rifiuti derivanti da manutenzione ai sensi dell'articolo 266,4, eccetera, eccetera. Nella casella di destinazione del rifiuto è importante inserire deposito temporaneo perché non è un impianto autorizzato. Bisogna sicuramente attivare il deposito temporaneo che risponde all'articolo 183,1 lettera B del testo unico ambientale. Bisogna tenere registro carico e scarico rifiuti, come già detto poco fa, e poi nell'arco di un anno massimo va conferito quanto si è tenuto in deposito temporaneo presso un impianto che è autorizzato al trattamento, alla rigenerazione. La chiusura del cerchio avviene nel momento in cui si riceve la quarta copia del formulario da parte dell'impianto a cui si è conferito, che attesta l'effettiva gestione corretta del rifiuto. Questa è una nota normativa che però ritenevo indispensabile condividere perché determina l'effettiva produzione del rifiuto. Per cui, sempre facendo riferimento all'articolo 183,1, che è lo stesso che determina il deposito temporaneo, si verifica anche qual è il soggetto produttore del rifiuto, ovvero il soggetto la cui attività produce rifiuti ed è produttore iniziale, o chiunque effettui attività di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o composizione di detti rifiuti. Ciò vuol dire che nel momento in cui si va a fare un intervento su una macchina e si trova all'interno un refrigerante che si presume contaminato da oli,
oli lubrificanti della macchina, umidità, residui incondensabili o altri inquinanti che possono essere prodotti dalla macchina in corso di utilizzo, si sta producendo quindi un rifiuto. Pertanto va gestito, come detto prima, gestendolo tramite un impianto o, se si è in possesso della categoria 2 bis, trasportarlo presso il proprio deposito. Chiaramente la bombola dovrà avere apposta l'etichetta R sopra, come con le dimensioni di norma, e dovrà essere stoccata presso l'impianto. Non dovrà essere toccata da, non si può fare travaso né altre attività, perché si incorre già nella manipolazione del rifiuto. Inoltre, queste in grassetto sono alcune piccole suggerimenti che devono essere tenuti in considerazione, perché previsti dalla legge, per gestire il rifiuto, quindi registro di carico e scarico, il conferimento al centro di raccolta autorizzato. Inoltre, nota, il registro di carico e scarico è il medesimo per tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle manutenzioni che si effettuano, quindi appunto oli, solventi o quant'altro si abbia già in carico. Per cercare di andare a ottimizzare il servizio, di fornire dei centri di raccolta che siano disposti sulle regioni, qui vediamo una mappa dell'Italia con due differenti tipologie di colorazione, cioè quelle che sono già operative sotto l'egida Rivoira attraverso accordi commerciali, e quelli che sono in fase di definizione. Chiaramente questi sono centri di raccolta che sono già autorizzati e sono già operativi, e hanno ovvero la possibilità di accogliere presso di loro il rifiuto prodotto attraverso anche un servizio di micro raccolta che mettono a loro volta a disposizione. Quindi hanno dei furgoni che si muovono sul territorio provinciale o regionale e possono andare a prendere quelle piccole quantità, si parla di 1 chilo, 2 chili, meno di 1 chilo di refrigerante estratto da impianti, che possono essere messi a stoccaggio presso questi impianti, e poi è compito Rivoira procedere al ritiro presso questi piccoli stoccaggi. Questo però non vuole essere solo un servizio commerciale, ma prima di tutto vuole essere il primo passaggio, il primo step per dare la possibilità a chi oggi non sa come gestire questi quantitativi, perché noi siamo lontani, perché i costi sono alti, perché ce ne sono numerosi di perché, di avere un servizio più a portata di mano, magari più economico, o comunque che dia la possibilità di essere vicini al sito di produzione del rifiuto. L'ultima slide, vi volevo condividere una questione che è stata recepita da tempo, ma che nelle domande è ancora ricorrente, ovvero l'accordo di programma. Gli accordi di programma nascevano negli anni 90, a cavallo degli anni 2000, per consentire la gestione delle sostanze ozonolesive, e tale normativa è ancora in vigore. Fa riferimento appunto al regolamento 1005-2009. Però nel momento in cui la gestione adesso è attiva facendo riferimento alla normativa rifiuti, l'accordo di programma è parte delle autorizzazioni degli impianti autorizzati. Infatti anche Rivoire Refrigerant Gases dispone di un accordo di programma, si appoggia a un accordo di programma, ma non è la condizione sufficiente a gestire i refrigeranti, ovvero bisogna avere sicuramente l'autorizzazione per la rigenerazione data ai sensi della normativa rifiuti. L'accordo di programma è qualcosa che i gestori degli impianti dovevano avere a propria disposizione, devono avere a propria disposizione per gestire tutte quelle sostanze che partono, diciamo, dai CFC e dagli halon CFC, HCFC, quindi quelle che vanno a impattare sullo strato di ozono. I gas fluorurati che stiamo utilizzando adesso, gli HFC che sono in phase down, sono esenti da questa esigenza, perché non sono sostanze che vanno a impattare sullo strato di ozono. Vi ringrazio, grazie per l'attenzione, e sono a disposizione per tutte le domande che ho suscitato, che avevate già in serbo. Grazie mille.
Grazie mille a te, ti hanno sentito bene, ti hanno visto bene, Grazie direi che è tutto andato, funzionato perfettamente, è stata molto interessante la tua spiegazione. Ovviamente ci sono le domande, non poteva essere altrimenti, nel senso che l'argomento è importante, siamo 330 persone partecipanti. Lascio quindi ad Alberto, magari, giusto Alberto, fai tu qualche domanda a Matteo? Allora, la prima domanda che ci è arrivata ce la pone Stefano, che chiede: come posso attivare il deposito temporaneo? Allora, il deposito temporaneo si attiva andando a predisporre all'interno della propria, del proprio capannone, insomma, in base agli spazi che si ha a disposizione, delimitandolo, mettendo la tipologia di rifiuto, in questo caso andrà posto una segnaletica in cui si mette CER 140601, asterisco perché è speciale pericoloso, e poi ci sono delle altre piccole, l'area deve essere delimitata per cui non ci deve essere commistione tra altre tipologie di rifiuto, per cui se stoccherà sia gli oli che i refrigeranti dovranno essere due aree delimitate separate. Il registro di carico deve essere scritto al momento in cui entra presso il proprio deposito con la bombola contenente il gas refrigerante e sarà poi scaricato nel momento in cui il mezzo di recupero che verrà inviato da Rivoira farà il nuovo formulario che scarica il deposito. Comunque, tutte le prescrizioni sono nell'articolo 183 del testo unico ambientale, che è il decreto 152-2006. Perfetto. Pongo un'altra domanda a questo punto che ci è arrivata sempre da Stefano, ma un altro paio di persone hanno posto quesiti estremamente simili, che ci chiede se si può spiegare un attimo la gestione del refrigerante R22 di un impianto. No, ho perso l'ultimo pezzo, scusa Alberto. Nessun problema. Ci chiedono come si può gestire il refrigerante R22 di un impianto. Come rifiuto, nel senso che, come sappiamo, non è più possibile utilizzarlo né vergine ormai da molti anni, né rigenerato da altrettanti anni. E per cui nel momento in cui si va a fare il retrofit o comunque il recupero da un impianto per la dismissione, si stocca in bombole e chiaramente, sempre nell'ottica di capire il quantitativo, si va a gestirlo magari con la categoria 2 bis se si parla di un impiantino, altrimenti si lascia in sito, si contatta Rivoira che provvede poi al ritiro con il trasportatore. Chiaramente, purtroppo, con la fine del 2019 non c'è nemmeno la possibilità di esportarlo al di fuori della comunità europea per utilizzarlo come rigenerato in altri stati che ancora lo consentono l'utilizzo. Quindi, purtroppo, dal 1 gennaio 2020 l'unica via percorribile per l'R22 e comunque tutte le sostanze ozono lesive è la termoconversione o termodistruzione in base agli impianti a cui saranno destinati. Ottimo. A questo punto ci chiede Marco, ci fa notare che questa è una modalità di gestione che sta prendendo piedi in Italia. Ci chiede più o meno di quanti operatori parliamo che si stanno interessando ed operando di recupero e di rigenerazione e più o meno di quali volumi si parla per quello che concerne Rivoira. Allora, l'autorizzazione Rivoira, parto dal fondo, l'autorizzazione Rivoira è per 1.000 tonnellate anno lorde di rifiuto ricevibile di conseguenza rigenerabile. Quindi stiamo parlando al netto delle bombole di 700-750 tonnellate anno di capacità rigenerativa. In Italia ci sono 5-4 impianti autorizzati. E come totale complessivo autorizzato stiamo parlando di circa 2.000 tonnellate anno, diciamo distribuibili sugli impianti. Per cui lasciatemi il commento, magari potessimo saturare le capacità dei singoli impianti.
considerato che un numero credibile riferito al 2019, 2018, insomma agli anni scorsi, di gas ricevuto dagli impianti per rigenerazione o avvio a termodistruzione o termoconversione, si parla di non più di 300-400 al massimo tonnellate anno complessive. Chiaramente una quota a parte è fatta dagli impianti che gestiscono i RAE gruppo R1 bianchi, insomma i condizionatori e quant'altro usati, che però fanno un cumulo di quello che è sia le sostanze fluorurate che quelli che sono pentano, ciclopentano, per cui seguono una strada differente. Ok, a questo punto leggo la domanda di Mustafa. Chi possiamo contattare per informazioni dettagliate e per avviare la pratica? Allora, avete ancora in condivisione il mio schermo? Sì. Perfetto, c'è la mia email, potete contattarmi tranquillamente, altrimenti e vi posso anche al telefono, non è un problema, e poi c'è attiva anche una mail dedicata al servizio che si chiama banalmente servizio.ecostar@nippongasis.com. Ottimo, leggo a questo punto la domanda di Davide che ci chiede: abbiamo un cliente che ha diversi impianti tutti a 404A. Dobbiamo svuotare un impianto per modifiche importanti. Recuperiamo il 404A stoccandolo in bombole nuove. Può riutilizzarlo per rabbocchi sugli altri impianti? Se sono all'interno dello stesso sito, sì, la normativa lo prevede. Se sono da portare su altri impianti, è da valutare lo stato. Il fatto che io abbia parlato a lungo, forse al limite della pedanteria del laboratorio, è proprio questo. Ovvero, è vero che ci sono impianti simili che possono avere diciamo medesime condizioni di funzionamento, ma penso che i manutentori sappiano molto meglio di me che ogni impianto in ogni caso è a sé stante. Per cui io non mi sento di dare il mio benestare all'utilizzo indiscriminato del refrigerante se non si ha sicuramente la storiografia di quello che è la salute degli impianti, perché la si è sempre seguita in prima persona aziendalmente, e se non si sono verificate nel tempo rotture o attività importanti che possono aver modificato diciamo il fluido. Nel caso si volesse fare una valutazione preliminare, quello di cui ho parlato nella presentazione è attualmente fattibile e a disposizione, ovvero un'analisi preliminare. È un Infatti servizio Antonio chiede proprio pubblicato. questo, Antonio. Antonio Antonio chiede chiede esattamente. questo. E la prossima domanda che è arrivata, direi l'ultima, poi Sì. procederei con Poi la dai, presentazione sì. di Daikin. Ci chiede: Rivoira, offre un servizio di analisi sul posto per valutare il grado di inquinamento? E i risultati di Assolutamente. questa analisi possono aiutare il cliente nello scegliere quale strada seguire, cioè riciclo o rigenerazione? Assolutamente sì, c'è la possibilità di mettere a disposizione delle bombole da 1 litro o 2 litri per il campionamento, c'è la possibilità di spedirle per fare il campionamento direttamente dal manutentore o viene un nostro tecnico in base a quella che è la disponibilità di tempo e di distanza, e a valle dell'analisi viene fatto un report che è né più né meno un certificato di analisi, diciamo, di stato di salute del refrigerante. E volendo si può anche avvalersi di una struttura terza che ci permette di fare le analisi anche sull'olio che viene utilizzato, in modo da mettere a disposizione del manutentore quelle che sono le caratteristiche sia dell'olio sia del refrigerante, lo stato di consumo o di utilizzo, in modo che possa essere presa, diciamo, serenamente la miglior strada possibile per l'impianto. Ottimo, Grazie perfetto. Matteo, grazie Alberto. Devo dire che le domande sono talmente tante che
Comunque, cercate di raggrupparle, perché bene o male tante persone fanno domande simili. E poi comunque, come detto, via email manderemo tutte, e comunque abbiamo ancora il dibattito finale, quindi non andate via. Ovviamente Matteo non vai via, ti Sono qua. chiudiamo qua dentro la casa, e poi alla fine facciamo il dibattito finale. Lascerei la parola adesso a Mario Magnoni di Daikin. Grazie mille Daikin di essere qua. Con Daikin è da tempo che hanno una grande collaborazione, quindi prima di Daikin era ancora Solvay, Fluor, mi ricordo 30 anni fa ancora parlavamo, appunto lavoravamo ancora sui gas vecchi, poi intermedi, adesso siamo sui nuovi gas. Quindi grazie Mario di essere qui, grazie Stella, thank you very much, Grazie. grazie Stella di essere qui. E quindi Mario Bagnoli ci farà una breve presentazione in lingua italiana e poi Stella ci fa la presentazione in lingua inglese. Grazie a tutti e due di essere qua. Certo. Allora, innanzitutto ringrazio tutti coloro che sono in collegamento. Ringrazio voi di Centro Studi Galileo che ci danno la possibilità di presentare il nostro progetto di economia circolare e grazie a te Marco e ad Alberto che ci hanno supportato per organizzare al meglio questo evento. Ovviamente ringrazio Matteo che ha condiviso la visione di Rivola sull'economia circolare, una visione da distributore. Ora noi invece vogliamo focalizzare il significato di economia circolare dal punto di vista del produttore di sistemi di aria condizionata, refrigerazione e gas refrigeranti. Nel 2018, durante mostra convegno alla fiera che si è tenuta a Milano, Daikin aveva annunciato l'impegno ad investire in Europa nel recupero e la rigenerazione dei gas refrigeranti. Questo progetto rientrava in un obiettivo molto ambizioso, che è quello di diventare l'azienda carbon neutral entro il 2050. Ora, come raggiungere questo importante obiettivo? Due sono le strade. Da una parte, ovviamente, due strade in cui agiamo in parallelo. Da una parte, attraverso la nostra produzione di sistemi di aria condizionata e rifrigerazione, noi provvediamo alla raccolta di gas esausto attraverso la propria organizzazione e questo ci permetterà successivamente di poter utilizzare i gas che noi abbiamo rigenerato sia per gli impianti nuovi sia per tutta l'attività manutentiva. Successivamente o in parallelo, noi come produttori anche di gas refrigeranti, ovviamente stiamo attivando tutta una serie di strumenti, di attività per raccogliere il gas tramite i nostri distributori selezionati, in modo tale da avere la possibilità tramite il nostro impianto di Francoforte di rigenerare il prodotto. Noi crediamo però che i nostri sforzi solamente non possono essere sufficienti. Abbiamo bisogno che anche la filiera, per filiera noi intendiamo gli installatori, i responsabili della manutenzione della GDO, gli energy manager, quindi tutti insieme crediamo che noi possiamo contribuire a proseguire su questo progetto e soprattutto a rendere il nostro business sempre più sostenibile per i prossimi anni. Quindi, detto questo, direi che lascio con piacere la parola ad Estella che entrerà nel dettaglio del gruppo Daikin e cosa stiamo facendo sul discorso economia circolare. Estella, please. Grazie Mario, grazie Alberto, grazie Matteo. Today's topic is circular economy and how to encourage it by the reclamation, as it will be a very important key point to ensure the future years of the refrigerant business and to ensure the availability in the market during the next coming years of product. So I will introduce the topic from a different point of view than Rivoira, as Daikin is not a gas distributor, but a producer of refrigerants, as we already told you. And from now on, we can proudly say that Daikin's reclamation plant in Frankfurt is successfully operating to regenerate the recovered gases. So I will explain to you, first of all, who is the group Daikin. Before starting, and although the most of you already know it, I want to introduce it. Daikin is a worldwide well-known producer of air conditioning, heat pumps and refrigeration machines, chillers and more, but this is not our only product. One of our main fluorinated products from the chemical group is are the refrigerants. And they are used inside of our air conditioning machines and chillers that are produced by our sister companies. Daikin is the only manufacturer of, sorry, Daikin is the only European manufacturer of the Earth 134a,
with their production plant located in Frankfurt, and there we also produce pharma-grade gases like 134a and 227 that are also produced and sent to the whole world. As already mentioned, Daikin has built up a separation plant to reclaim all the recovered used refrigerants collected from the market in order to reclaim them and to return them to the market again to be reused. And what is more important, what is more, next to the separation plant, Daikin has a thermal conversion process operated since over 20 years to recycle all the waste gases that are not reclaimable anymore, as Matteo already mentioned. With this process, we can turn these old refrigerants into products that will be reused in the chemical industry again. So it's a whole circular economy project what we have developed in Frankfurt. So why are we so concerned about the development of the circular economy strategy among all the groups? So first of all, to close the loop of the circular economy and to keep the commitment with the new European circular economy guidelines, to finish with the traditional linear economy. And with that, we are looking to reduce the emissions associated with the production, transport, and handling of the virgin of refrigerants. Second is to protect the environment consciously and responsibility with environmental problems arise from our business activities. So everybody must avoid to release the gases to the atmosphere and should prevent the liquids and the equipment and other problems derivated of it. Third of all is the use of reclaimed refrigerants as a key item to comply with the F-gas regulation in order to make it possible to continue with the normal daily business during the coming years and without having any shortage in the market of product. And what is more important, Daikin takes care of their customer and works every day to ensure the availability of refrigerants in the market during the next coming year, not only for maintenance work in the existing equipment, but also for the production of the new pre-charge equipment with reclaimed refrigerants. These four items are our key points to ensure the continuity of our business in the future. So please remember that every kilo that raw material that you recover and give us to a trustable partner, it's 1 kilo that can be put in the market again for your future. So how are we willing to comply with these key points, can you ask? So as we already explained, Daikin is producer from new equipment than ever is more sustainable and eco-friendly, and is pre-charged with reclaimed refrigerants already to avoid the emissions and generated by the manufacture, transport, handling of the virgin gas, first of all, and at the same time that promotes the circular economy at the first level. With the regeneration or reclamation of the recovered gases from the market that otherwise would go to destruction or would be released to the atmosphere, what endangers the environment. And although you already know it, I would like to remark again the difference between reclamation and recycling that Matteo previously told us. So reclamation and recycling are not the same. They are two different concepts and processes. And there is a big difference between both of them. The simple difference is of having the certainty of acquiring a quality certified product by buying reclaimed refrigerants and rejecting the buy of recycled refrigerants. The importance of reclamation over recycling is not only to have the security that you are acquiring a high quality product, as explained, but also to avoid technical problems during the works due to the use of the low quality products. Among others, you can have lower performance of the installed machines and lower efficiency that generates a higher consumption and less cooling efficiency. And it also can give problems during the maintenance operations at the end of with a shorter life of some of the components like the compressor, and with a sudden termination of the warranty because of the use of unsuitable and uncertified refrigerants. It will affect your customer in the first line and damage your business and consequently. So problems like that I mentioned before could be easily avoided by using only certified quality refrigerants and provided by our reliable gas distributor.
If you have some question of how to identify a good quality product, so please let us know at the end of the webinar and we will tell you how to identify it. If not, you can also contact us to our emails sent shown at the end of the presentation. And the third of all is our thermal conversion process for the non-regenerable gases to convert them into acids to be reused in the chemical industry. These recovered refrigerants from you that can't be used again or reclaimed anymore goes to our thermal conversion plant located also in Frankfurt, as explained, where they will be treated under special conditions of high temperature and high pressure to be turned into acids, reused in the chemical industry. And that allows us to reduce to a minimum levels the waste products coming from the reclamation activities. This process allows us to close the whole loop at the end of life of the refrigerants by generating less waste at its loop. With these three actions, Daikin tries to reduce as much as possible the total quantity of gases released to the atmosphere and by the production and destruction of new refrigerants, giving them a new usable life at the same time that we comply with the common circular economy strategy. So, but how is the whole loop closed, can you ask? So, first of all, the circular economy starts with the production of the refrigerants that is needed in order to have a product to be reclaimed in the future. And with the manufacturing in our factories of our eco-friendly machines produced with low emissions and that use 100% reclaimed refrigerants and ever a lower charge of refrigerants to improve its regeneration. Once they can commercialize the machines, the next step is to recover the waste refrigerants coming from the maintenance works or decommissioning of the machines and that used to be destroyed and incinerated in the past. The waste refrigerants are collected in a special fleet of gray cylinders and provided by Rivoida or other reliable gas distributors at the same time that the virgin gas is needed. The waste refrigerant collected from the market through the main distributors are sent to our regeneration facilities in Frankfurt, where they will be cleaned, readjusted to the original composition, separated if needed, and certified under virgin standard refrigerant. After being regenerated, these gases will be placed in the market directly by Daikin or through the main distributors in your country under the reclaim label and with a tracking number for the batch when it was reclaimed for their reuse in the maintenance work on the 16 machines. So, furthermore, to encourage the close the whole loop of the circular economy and as the last step of the whole process, Daikin has a thermal conversion facility in Frankfurt, operating since over 20 years for the thermal recycling of refrigerants. First of all, I would like to remark, in case you want to buy some reclaimed refrigerants, first of all, you have to buy it from trustable partners, your normal gas distributor, but it always needs to be analyzed and certified. If not, please don't buy these reclaimed refrigerants as you will not have the you don't have the security of it. And so if you need more information about any topic mentioned today or you are interested in taking part and contribute with the project, please contact Rivoira, contact your other gas distributor, or contact them directly to us, because every person counts at the end to close the whole loop of the circular economy. Thank you very much. Thank you, Estella. Thank you very much. It was very clear, and of course, was very also people that don't speak perfect English understood you perfectly because it was very clear your presentation. So no problem at all. And also the slide was in Italian, so it was perfect, I think. Thank you. So we have many questions again.
Many questions in Italian. So we are going to do the translation, Alberto, right? Yeah. Dunque, pongo la domanda in italiano and then I'm going to translate it in English. Manolo ci chiede, vorrei sapere quali differenze ci sono tra R407H e R407C. So, Manolo is asking the differences between R407H and R407C. So the difference between both products, maybe Mario can just define it the best because it's our sales man there. Sì, ma diciamo che il 407H è stato introdotto da parte di Daikin come prodotto in sostituzione del 404. È un prodotto che ha un GWP inferiore ai 1500, quindi non ha una situazione di phase out, quindi può essere utilizzato senza nessun problema fino a 2030. Ottimo. A questo punto io procederei con il reggere la domanda di Gregorio. Gregorio ci chiede se i test in commercio a reagente sono affidabili ai fini di comprendere il grado di inquinamento del refrigerante. Se mettendo il reagente può ancora portare rigenerazione del refrigerante lo stesso, cos'è il genere, penso sia la domanda. Sì, penso che il senso sia quello. In terms of pollution of refrigerants, are tests with reacting solutions reliable? Yes, we are reliable. We always ensure that our distillation column and our separation column and the whole process is completely without any liquids, and we have to control it daily basis in order to report also to the authorities. Perfect, thank you. Quindi a questo punto Alessandro ci chiede se in Europa rispetto all'Italia il sistema analogo diverso. So Alessandro is asking if in Europe the system is similar to the Italian one or if it's different. I don't exactly know the details of the Italian one. I can tell you it's a unique system developed by Daikin 100%. So, and it's 100% effective for the separation. Okay. Procedo a questo punto a leggere un'altra domanda di Stefano. Stefano ci chiede, un secondo solo, quindi la termodistruzione in aria tramite filtri non viene più eseguita? Incineration in air through filters is still done? Is a question from Stefano. I don't know because our process is a thermal conversion, it's a recycling process, and it's not an incineration process. So we clean the gas before sending it to thermal conversion, and I cannot tell you exactly because we are not incinerating. All right. Il concetto base è che nella termoconversione tu hai alla fine dei prodotti HCl e HF che tu puoi poi riutilizzare nel loop di produzione. Questa è la grossa differenza tra una termodistruzione. Perfetto. Leggo a questo punto la domanda di Marco che ci chiede: ad un certo punto si è parlato della produzione di apparecchiature da parte di Daikin che utilizzano gas rigenerato, ma non è paragonabile al vergine? Ci sono differenze e quali? So, Marco is asking, at a certain point, you have speak about the production of systems from Daikin that are using regenerate gases. Isn't this reliable to the virgin gas, to the green gas? Are there some differences, and what are those differences? No, from the point of view of the refrigerant, reclaimed certified reclaimed refrigerant has exactly the same quality as virgin refrigerants. They both refrigerants are certified under the same standard. And from the point of view of the use in the machines, it doesn't really mind at all if it's virgin or reclaimed, because it has the same performance.
Ok, perfetto. Leggo a questo punto una domanda di Luciano che ci chiede: l'R407H può essere usato in sostituzione dell'R404A su impianti con evaporatore allagato? R407H can be used in as an alternative of R404A on implants with droned evaporator? Ma in accordo con quello che è la nostra esperienza direi di no, però abbiamo visto che sul 407H, al di là diciamo delle informazioni ufficiali, le esperienze operative ci hanno portato anche a rivedere determinate assunzioni che avevamo preso all'inizio. Quindi di solito noi quando abbiamo determinate richieste in generale tendiamo sempre a chiedere tutta una serie di checklist di informazioni per capire effettivamente le caratteristiche dell'impianto, perché un impianto è sempre diverso dall'altro per tutta una serie di situazioni. Quindi eventualmente se Luciano mi può mandare via email i dettagli dell'impianto, oppure possiamo contattarci. Noi abbiamo una sorta di checklist da riempire in modo tale che ci può consentire, diciamo, senza vedere l'impianto, una prima analisi. Poi eventualmente poi si possono fare ulteriori discussioni. Perfetto. Ci è arrivata un'altra domanda invece da Stefano, che ci chiede: l'R404 vergine può essere utilizzato ancora in impianti sotto i 10 kg? Questo è giusto? Sì. Perfetto. Direi che una risposta sintetica, ma assolutamente, assolutamente. Non vorrei essere troppo aggressivo. Fatto bene. Prima di maio, sotto belli. Io direi che abbiamo fatto abbastanza domande. Abbiamo ancora qualcuno che possiamo, secondo me, coinvolgere anche Matteo. Quindi sì, richiamo anche Matteo su tra il pubblico. Vediamo un po' se si vede Matteo. Sì, lo vediamo. Allora, ecco. Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, abbiamo altre domande, ovviamente. Ne abbiamo tante. E volevo magari fare una domanda a qualcuno in generale, ovviamente, così almeno riusciamo magari a avere un po' di dibattito tutti assieme. Ad esempio, c'è una domanda importante sul prezzo dei refrigeranti, e qui vi voglio ovviamente, prezzi dei refrigeranti. La domanda di Diego: mi interesserebbe sapere se i produttori e i distributori hanno delle stime sulla disponibilità e andamento dei costi del 404A, a questo punto penso 404A rigenerato, immagino, o 404A vergine, penso che siano 404A vergine o rigenerato, penso che i costi siano gli stessi, perché il mercato ovviamente avrà gli stessi prezzi, immagino, giusto? E il 422A. Qualcuno di voi vuole rispondere? O allora. Stella? No. Sull'andamento dei prezzi del 404, ok, allora diciamo questo non è il momento migliore per poter fare delle stime sull'evoluzione dei prezzi, che purtroppo con la crisi che tutti noi purtroppo ben conosciamo, il mercato in questo momento si è un po' congelato, passatemi la battuta visto che parliamo di gas refrigeranti, e evidentemente in un momento in cui tu nella logica hai un phase out di un prodotto, qualora ci fosse una minor disponibilità, è evidente che i prezzi dovrebbero salire, però direi che non credo ci possa essere delle situazioni di un ritorno a una evoluzione un po' poco controllata dei prezzi che avevamo avuto nel 2018. Per quanto riguarda il 422, sinceramente è un prodotto che noi non trattiamo da tantissimi anni, forse non l'abbiamo mai trattato, perché mi sembra che è un drop-in, quindi non saprei dare una risposta, però diciamo che avendo poi la sua email possiamo dare, certo, ulteriori. Mi confermi il 404A vergine rigenerato nello stesso prezzo in commercio, o il rigenerato costa di più? Allora, questo ovviamente il prezzo che i distributori fanno è una scelta del distributore, e quindi lascio poi la parola a Matteo. È sempre un discorso di domanda offerta, dipende quanta disponibilità hai prodotto. Come si diceva prima,
il business del rigenerato è solo all'inizio, è un qualcosa che si svilupperà sicuramente nei prossimi anni, quindi in questo momento ovviamente non c'è ancora una grandissima disponibilità, però l'investimento che Daikin ha fatto è perché crede fermamente in questo e nello sviluppo dei prossimi anni. Puoi aggiungere qualcosa, Matteo, sul discorso del prezzo rigenerato del prezzo del vergine per 104 anni? Mi accodo a quanto già detto da Mario. Non c'è nessun problema. Fermo. Altra domanda? Sì, scusa, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, era solamente per fare un piccolo step in più, cioè seguendo il discorso di Mario, è chiaro che tutto questo ragionamento che è anche stato condiviso adesso in questo webinar è propedeutico a far sì che ci sia più quantitativo possibile di 404A recuperato e rimesso, diciamo, a regime di rigenerazione per poterne garantire un quantitativo maggiore e mantenere dei prezzi accettabili. Gioco forza, se il prodotto, diciamo, diventa scarso perché se ne recupera poco e di conseguenza se ne rigenera poco, il prezzo sarà più alto. Quindi è un po' un circolo vizioso in questo senso. Ho due domande simili. Scusa Marco, sarà importantissimo il contributo degli installatori, perché alla fine sono loro il punto di contatto sul mercato e quindi abbiamo bisogno del supporto degli installatori, perché questo poi è un business che è utile per tutti, per noi produttori, i distributori, l'installatore, e quindi loro sono, diciamo, la punta dell'iceberg che ci può consentire di mettere in moto tutto questo processo di raccolta e di rigenerazione del prodotto. Sì, perché giustamente dite che i grandi ormai li conosciamo e conoscono il problema, i piccoli e medi installatori ovviamente sono quelli che probabilmente hanno anche la maggior parte di refrigerante da manipolare, devono essere sensibilizzati maggiormente, quindi questo webinar serve a questo, sensibilizzare tutti quanti, soprattutto i piccoli e i medi, visto che i grandi comunque dovrebbero già essere sensibilizzati giustamente, ormai il problema è da tempo che si conosce. Allora, un'altra domanda importante, ed è qui direi che andiamo proprio in questo punto, perché Piero, ma anche Andrea, ci fanno domande simili su gas in piccole quantità. Ho un impianto da dismettere. È possibile stoccare in un'unica bombola gas diversi? Oppure, Andrea mi chiede, ma non è uno spreco mettere poco refrigerante in ciascuna bombola e poi portarvi piccole bombole a voi? Comincio io. Partendo dal fondo, così magari è più facile, la possibilità di rigenerare per noi, e mi daranno conferma poi Mario e Stella, anche per loro di andare a distillare, è quanto più alta, quanto più si tengono separate le miscele. Mi spiego meglio. La rigenerazione to cure, cioè quella di andare a togliere le principali fonti contaminanti, quindi olio, i condensabili, umidità, non è un lavoro diciamo non fattibile. Certo, più alto quantitativo e più sono i quantitativi di refrigerante, ci vuole lavoro, ci vuole tempo, ci vogliono gli strumenti adatti e il laboratorio che garantisca che poi sia raggiunto lo standard di riferimento. Nell'andare a mettere insieme diverse tipologie di refrigeranti si possono anche creare delle miscele che poi sono non solo difficilmente rigenerabili da un punto di vista, diciamo, della separazione dai normali inquinanti, ma possono anche diventare impegnative come miscele da distillare, perché la distillazione, poi magari mi correggeranno Stella e Mario, ma per quanto è mia conoscenza non si può distillare qualunque tipologia di refrigerante, anche perché poi va vista anche l'aspetto economico, per cui capire i quantitativi. Quindi è assolutamente consigliato mettere anche solamente un chilo in ogni singola bombola, tant'è vero che nel parco bombole che mettiamo a disposizione ci sono anche le bombole piccole, possiamo anche prevedere delle bombole, passatemi il termine, piccolissime se ci sono quantitativi da split, ma quanto più si tiene differenziato il prodotto, quanto è più alta la possibilità di avere prodotto rigenerato
a un costo accettabile e in tempi brevi. Quindi assolutamente il mio consiglio, il mio auspicio è che si chiedano tante bombole per ogni tipologia di prodotto e aumentino le richieste di questo tipo. Ok, Stella, did you understand the question and answer? Can you say something more? Can you repeat the question, please? The question was, and Matteo as well was saying that if a technician has a lot of different refrigerants, can he mix them? Matteo was saying no, because as much as you can separate, as better is the regeneration. But at some point, can you confirm that if the mixture is too much mixture, mm-hmm. you cannot regenerate anymore? Yes, of course. I mean, the best practices are always to recover all the refrigerants separately from the in different bottles and not to mix them. If in, at any point you can't avoid the mixture of the refrigerants recovered, you should mix them into so as less as possible. For example, you can mix HFCs, but not HCFCs. For example, you could mix in order to increase the regeneration capacity, again, capability is to mix 404A, 410A, 134A, but don't mix R22 or flammable gases because it reduces the performance of the separation. Okay, yes, this is what also Matteo said. So you confirm, I think it's very good, yes. Yes. Abbiamo tantissime domande. Si è perfino messo a disposizione in campagna di rispondere alcune lui, ma penso che risponderà poi via mail il dottor Campagna. Non possiamo chiamarlo qua adesso, se no diventiamo... altre domande che ci sono e che vorrei fare a voi è questa. In particolare è, quando è che decido se rigenerare o distruggere il refrigerante? Questo decidete voi, penso. Però, si può sapere prima? Allora, si può sapere prima? Assolutamente sì, nel senso che tornando alla mia presentazione, per questo il laboratorio è il cuore, perché non c'è una decisione presa sulla base della provenienza o di altre tipologie, a valle dell'analisi che può essere fatta sia come era stato anche chiesto prima, direttamente sull'impianto, chiaramente in più punti dell'impianto, questo prima non l'ho specificato, ma per ogni impianto è opportuno fare più campioni in diversi punti per verificare in base ai diversi passaggi, ai diversi nodi dell'impianto, quale sia lo stato del refrigerante. Ma la decisione spetta al laboratorio, e non c'è una decisione sulla distruzione, c'è una percentuale di rigenerabilità che si porta inevitabilmente dietro un quantitativo che magari è quello legato alla parte incondensabile, su cui si può lavorare anche con una tecnologia e ci arriveremo. In questo momento è il problema più importante, perché diminuisce i quantitativi rigenerabili, ma non c'è una decisione a monte, salvo che non si tratti di un prodotto non commerciabile. Va bene, e Arianna era questa che faceva la domanda, quindi è anche bello avere delle donne insieme a Stella che fanno questi lavori più da tecnici frigoristi. Un'altra importante domanda è da Fabrizio, mi chiede: spesso quando dismetto gli impianti lascio il refrigerante nelle unità e faccio ritirare le apparecchiature da un consorzio. È pratica corretta? Forse intende dire faccio ritirare poi dopo il refrigerante da un consorzio. È pratica corretta? Sì, nel senso se fa parte del consorzio RAE si occupano poi loro di ritirare tutta la macchina con all'interno il refrigerante, che poi viene separato in impianti specifici. Ho capito, ok, perfetto. Sì, quindi corretto, Fabrizio. Allora, direi che possiamo fare ancora una domanda e poi tutte le altre domande, tanto direi che tutte le altre domande
puoi rispondere via mail. Allora, questa domanda è da Stefano. Se un refrigerante conferito non viene accettato per qualità scarsa, quindi il manutentore poi non viene a saperlo e ovviamente non viene remunerato. O prima di tutto la domanda è: viene remunerato il manutentore per il refrigerante che viene conferito a voi? Se non ha interesse al riacquisto, sì. Ok. Però ovviamente se viene incenerito sul refrigerante, ovviamente non viene remunerato. No. Però viene, esatto, viene sicuramente messo, condiviso con il manutentore il certificato di analisi per cui non è stato dichiarato rigenerabile. E comunque il frigorista può capirlo prima, come ci siamo detti, perché ovviamente uno può capirlo precedentemente se il refrigerante è buono oppure no, dipende anche dallo stato della macchina in cui si trova questo refrigerante. Perfetto, una domanda generica ma così veloce, giusto perché siamo molto tempo. Si ha una stima di quanti impianti 404 abbiamo da affittare in Italia e quanti probabilmente verranno appunto rigenerati? Rispetto a un numero lo si può... Nicola, faccio questa domanda. Un numero è difficile, è un argomento su cui stiamo ragionando, però vi posso dare questo come riferimento. La grande distribuzione media o piccola, insomma comunque tutto quello che è la GDO comunemente intesa, nei propri impianti ha prevalentemente R404A, quindi qualcuno ha già fatto attività di retrofit a partire dal 2017-2018, l'anno scorso c'è stata una flessione, almeno per quello che abbiamo noi come informazione, ma già facendo il numero di tutta la grande distribuzione organizzata potreste avere un riferimento di quello che è il quantitativo di 404A ancora presente in Italia. Mario e Stella, volete aggiungere qualcosa? From our part, I can just say we can regenerate as much as 404A as we get. So the main point is that the installers just recover it from the market, just give it to your distributor, to Revoira, to other partners, and they will send it to us. So we are able to recover, to reclaim as much as we get, but it's first in your hands that we can put it in the market as reclaimed product. Bene. In questo momento, come diceva Matteo, ci sono ancora tantissimi impianti a 404, tutta una serie di modelli anche economici. Sentiamo un po' male, Mario, però ti capiamo lo stesso, ma ti sentiamo leggermente male. È successo, magari. Dicevo che l'evento qui ha avuto un rallentamento, però ci sono ancora tantissimi impianti a 404, quindi sarà proprio il momentum sul discorso del recupero, quindi bisogna spingere soprattutto adesso per far partire questo discorso dell'economia circolare e rigenerare 404. Direi che su queste parole possiamo chiudere questo webinar con 230 persone collegate. L'argomento è importantissimo, ricevo ringraziamenti da parte di tutti perché ovviamente l'argomento è importante, attuale, argomento ambientale, argomento di grande attualità. Quindi non so se volete aggiungere qualcosa, ancora Matteo, Mario, Stella, da parte mia non c'è far altro che da ringraziarvi voi, speaker, per questo importantissimo contributo che avete dato, Alberto per l'organizzazione, tutti i 230 partecipanti ancora per essere qua e ovviamente augurare una buona Pasqua. Tu Matteo, Mario e Stella, volete aggiungere qualcosa? Alberto. Io ringraziare tutti voi per la disponibilità e sono a disposizione da subito. Da parte mia ringrazio tutti, soprattutto ancora di più chi è rimasto fedelmente a sentire fino alla fine i commenti, le vostre presentazioni, gli indirizzi mail che vedete ancora, mandateci le vostre richieste così cercheremo di essere ancora più esaustivi di quello che siamo. Abbiamo fatto e buona Pasqua, restate a casa. So grazie a tutti and please don't hesitate to contact us or Revoira or your partner if you want to take part in the project. So thank you.
Alberto, a te ultima parola. Perfetto, io ringrazio ancora tutte le persone che hanno partecipato, ringrazio i nostri speaker, l'ingegner Buoni, il Centro Studi Galileo, e tutte le domande a cui non abbiamo risposto in diretta verranno inoltrate ai relatori che risponderanno poi nei prossimi giorni. Il video di questo webinar lo troverete prestissimo sui nostri canali social, lo caricheremo su YouTube. Vi diamo appuntamento ai prossimi webinar, tenete d'occhio i nostri social perché a breve annunceremo il prossimo ciclo di incontri direttamente qua sul web. Auguro a tutti quanti una buona, una felice Pasqua e auguro a tutti quanti che stiate meglio possibile compatibilmente con la situazione attuale. Grazie a tutti e arrivederci e buona serata a tutti quanti. Buongiorno e grazie ciao, ancora. Ciao a tutti. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao.